questa squadra veramente ha un orgoglio dentro di sé che è fuori dal normale, perché con tutte le varie problematiche che sappiamo tutti, questa squadra ogni volta che entra la domenica si dimentica tutto e anzi, secondo me, ha quel qualcosa in più che è un'unione di intenti forte e quindi quando va in campo la domenica si azzera tutto e questa squadra cerca sempre di vincere le partite perché abbiamo le possibilità di giocarcela con tutti, lo sappiamo, sia con la prima che con l'ultima. Quindi onore a questi ragazzi, me compreso, perché siamo veramente bravi. Rispetto alle altre partite, un Savona che forse ha creato di meno, ma è stato più cinico, soprattutto nel secondo tempo, e sta anche adattarsi adesso a delle condizioni più difficili. Sa esprimersi bene anche su un campo non in sintetico, e quindi i passi in avanti sono tanti ed importanti. Sì, senz'altro, questa squadra l'abbiamo apprezzata molto sui campi sintetici, soprattutto a Vado, e abbiamo visto che poteva giocare bene. Quando siamo arrivati qua al Bacigalupo abbiamo avuto difficoltà le prime 2-3 partite, e abbiamo visto tutti che facciamo fatica a trovare velocità nella manovra. Quindi adesso possiamo dire, dopo un paio di mesi che giochiamo qua, che anche qua andiamo battaglia, in trasferta anche. Abbiamo cambiato modo di affrontare la partita, perché riusciamo a stare anche più compatti, anche quando non abbiamo palla. E questa è la nostra forza, stare corti in 30 metri per poi cercare di ripartire, perché abbiamo giocatori come Sonati, Giovannini, anche Dinane, cioè, che riescono a fare la differenza sulle fasce. E quindi buon per noi, dai. Questo ruolo che ti ha lanciato il mister, come ti trovi, è stata una novità rispetto alla stagione? Sì, quello sì. Io ho fatto nelle varie stagioni scorse un po' tutti i ruoli sul fronte offensivo, dalla seconda punta, all'esterno sinistro e destro, ho fatto anche la mezzala, però quest'anno quando sono arrivato in Serie B volevo fare gol, perché sapevo che facendo gol era l'unico modo per provare a guadagnarmi un futuro importante. Quindi mi sono calato in questo ruolo e mi sta riuscendo anche abbastanza bene. Devo migliorare tanto, soprattutto in copertura della palla, ma ho già fatto passi in avanti, quindi sono contento di poter giocare con la fiducia del mister, che mi fa giocare ogni domenica, e io ogni domenica cerco di migliorarmi, perché sono qua per questo. Mi racconta i gol dalla sua prospettiva, come li ha vissuti, soprattutto sul movimento e sulla palla dentro di Stronati. Sì, in questi casi qua è più bravo l'attaccante rispetto al difensore, o effettivamente li avete presi di infilata? Ma diciamo che sul primo gol l'attaccante ha un vantaggio, che sa già dove vuole andare, quindi ossia che sia sul primo che sia sul secondo può partire quel mezzo secondo prima per anticipare. Poi se la palla arriva lì ti ritrovi... Lei comunque è andato lì. Sì, io sono andato lì perché Stronati, lo sto conoscendo adesso, è uno che gli piace dribblare, sterzare, quindi faccio fatica a capire spesso quando crosso o quando rientra, quindi questa volta per fortuna gli ho detto l'ha messa benissimo di sinistro, e io ho anticipato il terzino loro e sono riuscito a metterla dentro per fortuna. Il secondo gol invece volevo calciare la punizione, perché sarà lontano, di sabato mi fa attenzione qualcosa di più ragionato, e gli ho detto fammela passare sotto la barriera, che mi faccio fare il blocco da Giovannini sul primo palo, e ho messo una palla bellissima, ho stoppato, ho calciato subito e per fortuna è entrata.